Allora, siamo qui in diretta allo spazio video di Elettri TV a Torrita Tiberina, al Belvedere sulla riserva Mazzano Tevere Farfa. C'è qui ospite con noi Enzo De Vita, che è un grande chitarrista italiano e insomma membro del rovescio della medaglia, che è stato un grande gruppo prog rock italiano. Ci racconterà un po' la storia di questa, diciamo, avventura musicale. Salve a tutti. Allora, sono Enzo Vita e Il rovescio della medaglia nasce nel 1970 e la prima registrazione è stata fatta nel 1971 e quindi ha durato fino al 76. Abbiamo registrato tre dischi, tra cui La Bibbia, Io come io e Contaminazione con il maestro Luis Bacalov. Bene, che dire, è stata un'ottima esperienza, anche se poi dopo la band si è sciolta e ognuno è andato per affari propri. Vabbè, insomma, io sono partito per andare a Londra, dopo sono andato con Peter Gabriel, invece sono arrivato in ritardo come sempre. E poi dopo sono ritornato, abbiamo fatto altre cose, ho cominciato a fare teatro insieme a Davide Zard. Ho fatto un po' The Night con degli amici che mi hanno chiesto da sostituire il chitarrista, ho accompagnato cantanti, poi mi sono stufato, ho cercato. Questo però, diciamo che tornando un po' indietro, negli anni 70, insomma, da quando è nata l'avventura musicale, quindi i primi tre album sono stati Contaminazione. Il primo è stato La Bibbia. Il secondo Io come io e il terzo è stato Contaminazione. Ma sono, cioè, questi, diciamo, si è formato il gruppo a Roma, come si è formato, Ecco, ecco. a Roma si è formato che. Chi eravate, insomma, pure? Allora, io suonavo esattamente con una band che si chiamavano I Lombrichi nel 1968-69, da cui dentro c'era anche Stefano Urso, il bassista, e Gino Campoli, il batterista. Poi ci siamo sciolti. Quando ho deciso di riformare il gruppo, Questo che anno? i Lombrichi fino al 69, 68-69, e facevamo cover allora. Poi, Sempre rock, genere sì, rock. però stanco da Beat rock. fare, stanco di fare cover, ho deciso da fare cose personali. E lì è cominciata l'avventura del rovescio della medaglia con Stefano Urso al basso, Gino Campoli alla batteria, Gianni Mereu al canto, che poi è stato sostituito con Pino Ballarini. Pino Ballarini, grande cantante di Pescara, diciamo, Esatto. che Elettri TV ha seguito la reunion al Planet nel 2014, un grande evento, una grande performance. È una grande voce, Una grande voce. certo. Il muro elettrico, no? Spacca. Una grande canzone, poi in italiano, cioè prog, quindi rock, ma insomma cantare in italiano. Sì, quindi che Quindi, dire? diciamo, in quelle frangenti, tra gli anni fine anni 60 e fine anni 70, è nato, diciamo, il gruppo musicale Fino al Rovescio. 76. È rimasto, diciamo, è nato tra il 60 e il 70 e poi è rimasto, diciamo, in attività fino al 76. Fino al 75 con questi, Ah. che ti ho detto. Poi abbiamo cominciato con Gino Campoli a cambiare un attimo genere e a far funky rock insieme a Mark Harris, tastierista, e Tony Womersley al basso. Però pure là è durata, sì e no, un annetto e poi abbiamo smesso. Però dopo, come ti ho detto, nel 77 sono partito, sono andato su a Londra, sono stato su 6 mesi, mi sono reso conto che allora c'era il punk Era nato appena, diciamo, sì, sì. infatti, quindi non ho potuto fare quello che desideravo, sono ritornato e mi sono adattato un po', però non mi sono mai riuscito proprio ad adattarmi proprio, quindi. Perché sei rimasto, diciamo, nelle radici del prog rock italiano, ecco. Ma più che altro sono Sinfonico anche, perché diciamolo, come dicevamo prima al bar, insomma, cioè c'è una matrice sinfonica unica in Italia che ha Ma dato, diciamo. quello è perché
l'album Contaminazione. Sì, ma è, come si dice, ce l'abbiamo dentro noi italiani quella musica classica, quindi io facevo riferimento a quello, ma non facevo nient'altro. Comunque c'è, cioè, nel senso, questo lo dico perché insomma è unico in Italia, cioè il progetto del rovescio della medaglia che proprio, cioè, nel senso, ha fatto sì che questa matrice, come dicevi te, che ce l'abbiamo dentro la nostra cultura, si è miscelata col rock e col prog, e quindi, cioè, nel senso, c'è un album che invito a tutti ad ascoltare, che è Contaminazione, perché veramente, cioè, nel senso, ne vale la pena ancora oggi, cioè, nel senso, sinfonia con il rock e il prog, un grande gruppo italiano unico, il rovescio della medaglia. E insomma, cioè, quali erano i vostri riferimenti all'epoca che vanno fatto in questo impulso proprio rispetto al fatto che, cioè, la cultura nostra non è rock? Ma ti spiego, io sono partito dall'idea che bisognava differenziarsi dagli altri, capito? Quindi gli altri, gli inglesi, c'avevano il blues, c'avevano queste cose qua. Che poi era americano, eh? Sì, vabbè, insomma, no, però beh, era loro. Sì, che sì, 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 lo anglofono, certo, tutta certo, sta gente, certo. Eric Clapton, eccetera. Io ho detto a me stesso, primo, e poi ho detto anche agli altri, facciamo riferimento a quello che noi siamo, senza prendere spunti dagli altri. E quindi è nato prima la Bibbia, poi Io come Io, e poi è nata Contaminazione. Con questo tipo di nucleo psicologico è nato il rovescio della medaglia, come un angolo a parte, per differenziarsi dall'altro. In effetti, quei tempi là non c'era la competizione tra le band, perché ognuno faceva se stesso. Hai capito dov'è che è bello? Si cercava, insomma, di esprimere la propria creatività, esatto, la propria originalità. Esatto. E questa è una, diciamo, una peculiarità proprio degli anni 70, che forse faceva riferimento a quei grandi movimenti che sono nati pure in America, sì, da Woodstock, sì, cioè, certo, no, certo. Anche rispetto ai Neri, no, che hanno, sì, dato, sì, molto nel blues. Certo, certo, senza ombra di dubbio. Quindi, che dire? Quindi, cioè, nel senso, poi però, cioè, c'è stato un momento che insomma, è risaputo nell'underground, nel sottosuolo in Italia, che forse a voi va toccato molto. Forse, insomma, si dice che c'è stato un furto del vostro grande impianto, perché forse era unico in Italia. Sì. O no? Raccontaci un po' dell'impianto. Allora, noi avevamo un impianto, ci eravamo fatto fare un impianto da Mac Cherubini di 6.000 watt con il 24 bis, che allora non adoperava nessuno. Noi ci avevamo tutto quello, noi spendevamo i soldi che guadagnavamo, li spendevamo per gli strumenti, per lo spettacolo, quindi le luci, i fumi, i botti, i filmati, erano tutte, il camion, era tutto quello che noi ci avevamo, e mettevamo a disposizione di Renato Zero, Angelo Branduardi. Quindi il service anche agli altri artisti? Sì, nel senso che loro aprivano e noi dopo suonavamo, nel senso che certo, non certo. È che noi facevamo. Loro aprivano a voi? Eh sì, perché loro erano all'inizio, voglio dire, quindi. Vabbè, insomma, che si è? No, questo si deve sapere, perché magari, cioè, nel senso, nell'immaginario collettivo, cioè, non c'è proprio coscienza di questa cosa. No, qui ci abbiamo di fronte, cioè, nel senso, un Robert Plant italiano, cioè, se uno vuole fare, no, perché voglio dire, nel senso, è una cosa. In Italia, cioè, nel rock prog, magari, cioè, pure grazie a De André, c'è la BFM, però voglio dire, questo qui davanti a noi, cioè, è un grande chitarrista, invece rovescio la medaglia, che insomma è sicuramente più apprezzabile. E quindi poi questo camion, che è successo? È successo che un giorno ci è sparita tutta la roba. Noi ci avevamo il camion sotto casa del tecnico Spartaco. A Roma? A Roma, sì. Che quartiere? Trionfale? No, era Porta Cavalleggeri. Porta Cavalleggeri. Vicino proprio davanti al Vaticano. Sì. È sparito il camion, eccetera, eccetera. Abbiamo poi dopo, tramite parole, tramite gente un pochetto più addentro ai furti, abbiamo recuperato gran parte del materiale. Porta Portese magari? No, per dire. No, no, no. Abbiamo dovuto pagare per farseli della roba. Ecco.
Questo nella metà degli anni 70, 75. 75, sì. E quando che poi, quindi è stato, diciamo, però un momento che va, è un po' che ci ha, va toccato. Ci ha dato proprio un po' di una mazzata psicologica, e quindi poi ognuno è andato per conto suo, cercando di fare del meglio. E quindi, ma facevate tante serate in Italia? Abbastanza, voglio dire, ma ricordo che insomma si guadagnava e comprasse a Parma. Quindi negli anni 70 c'era un fermento. Sì, infatti noi, ho detto, spendevamo l'ira di Dio per lo spettacolo. Allora mica c'era il fumo che c'è oggi. Allora dovevi organizzarti con i calderi di dietro, con il ghiaccio sintetico, eccetera. Era tutta un'invenzione, vabbè, allora non c'era niente. No, era artigianale, però insomma. Sì, vabbè, ma non c'era niente di spettacolo, non c'era neanche il manager. Noi adesso ci siamo inventati il manager, perché non c'è stato. La gente, che poi nemmeno magari si chiamava me, la gente che per le serate, ecco. Sì, la gente per le serate. Che è più pure un termine che oggi, se si usasse, sarebbe pure meglio, invece di stare sempre a mirare americani. Certo, infatti.